Una storia normale di un barbone normale. Scritto dall'avido alchimista. Letto dall'avido alchimista. Musiche di Zero Copyright Free Music. Lorenzo se ne stava come al solito davanti alla Pam, sperando che qualche buon'anima gli lanciasse un euro, o anche qualche centesimo. Per ora aveva più o meno 47 centesimi. Con un altro eurino avrebbe potuto comprarsi una pizzetta con la feta. Cazzo, buona quella. Qui è ricca. Ci sono anche le olive sopra. Almeno uno si riempie. Un tizio inamidato, poco vestito per andarsene in giro a febbraio, dondolò un attimo sul passo che stava per compiere, passando accanto a lui. Forse lo aveva visto. Forse stava pensando di dargli quel soldino per il carrello che portava in mano. Ma no, aveva perso il momento e ormai era tardi. Il passo era compiuto e l'uomo non era più nel giusto flow e tirò dritto. Lorenzo non era uno di quei barboni che importunava le persone. Sapeva bene che quel modo di fare intimoriva più che impietosire. Non che non ci avesse mai provato, ma quello è un metodo più adatto ai tossici della stazione. Lui mica era un tossicaccio molesto. Era solo rimasto senza casa. Ok, va bene, avrebbe potuto ponderare meglio le proprie scelte. Magari indebitarsi fin sopra i capelli per aprire un bar in mezzo ad altri due, intitolarlo Bar Collando, avere 3 giorni di chiusura a settimana e fare credito a tutti i suoi amici, non fu una delle migliori tattiche commerciali disponibili. Però era un brav'uomo, cazzo. Non sicuramente uno che molesta le persone all'uscita del supermercato. E comunque bastava guardarlo. Per prima cosa, se ne stava seduto a terra sopra un cartone. Secondo, aveva una scarpa diversa dall'altra e nessun vestito era abbinato ad un altro. Lui non lo sentiva più, ma sicuramente puzzava come un maiale. E dai, cazzo, era ovvio che fosse un barbone. Una signora incrociò il suo sguardo. Lorenzo si limitò a sorridere con i suoi bei denti bianchi. Colpita e affondata? La signora sorrise a sua volta e si sporse per allungare l'euro del carrello al buon Lorenzo, che non smise di sorriderle. Tieni! Però non per droga, eh? Certo che no, signora. Sono solo un uomo molto sfortunato che ha molta fame. Ma come parla bene lei? È in Italia da molto? Ribatté l'anziana signora. Ma io sono di Bologna, signora, ribatté Lorenzo tra l'offeso e il divertito. Sì, certamente. Ma da quanto tempo è qui? Che parla così bene che non avrei mai detto. Lorenzo, un po' stizzito, rispose. 37 anni, signora. Grazie mille per il soldino, mi è stata di grande aiuto. La signora riavvolse la sua sciarpetta stile indiano da fricchettona ormai appassita, sorrise e si riavviò verso la macchina. Lorenzo, che ormai da un'ora sentiva i morsi della fame, si precipitò all'interno della Pam e andò dritto verso il reparto forno, senza guardare negli scaffali né i frigo. Tanto avrebbe solo avuto voglia di mangiare cose che non poteva permettersi. Transazione eseguita. Si trovava ora nel parco adiacente al supermercato e si gustava questa focaccia a piccolissimi morsi. Provava a prendere dei morsetti il più piccolo possibile per fare durare l'esperienza più a lungo. A volte, quando gustava qualcosa di così buono come quella focaccina alla feta e olive, gli veniva da piangere. Cioè, gli scendeva una lacrima di tanto in tanto. Era così buono. Cazzo, così buono, buonissimo. Il morso numero 37 fu interrotto bruscamente da una botta incredibile al viso, che gli fece vedere l'oscurità per qualche secondo e fischiare le orecchie. Quando riprese conoscenza, probabilmente qualche secondo dopo, stava osservando la terra brulla del parco. E alzando un po' lo sguardo, vide le olive
e il resto della focaccia sparsi attorno a lui nel parco. «Mi scusi!» disse un ragazzino alle spalle di Lorenzo a carponi a terra. Lori vide i piedi del bambino che recuperavano il pallone che lo aveva colpito, facendo detonare il suo unico pasto in 16 ore. «Scusi, eh!» disse il ragazzino correndo via, ridacchiando insieme ad un paio di amici. Lorenzo tremava per la rabbia e piangeva silenziosamente. Sentiva le vene della fronte gonfiarsi mentre teneva la faccia rivolta verso il suolo. «Porca troia!» disse tra i denti, sbattendo i pugni al suolo. «Bambini di merda! Non sanno quanto sono fortunati! Io...» Il suo monologo, che già si prospettava noioso perfino alle sue orecchie, fu interrotto da una visione. Un piccolo contenitore giallo di quelli che si trovano dentro le uova di cioccolato. Oh, che bei ricordi! Lorenzo allungò una mano per raccoglierlo. Poi lo aprì. E dentro ci trovò una palletta di pellicola alimentare con dentro qualcosa. Una capsula. Lorenzo si chiese cosa fosse. Probabilmente una medicina o una droga. Chissà. Beh, la prese e se la mise in tasca senza nemmeno pensarci troppo. Quella distrazione di un secondo interruppe il flusso di nervosismo e allentò la sensazione di umiliazione che aveva provato. Raccolse prima i cocci del suo orgoglio e poi si mise a raccogliere le olive e le croste di focaccia impolverate da terra. Le finì e poi si sdraiò sulla panchina e si mise a prendere il sole. Era una bellissima giornata. Almeno c'era qualcosa per cui gioire. Mentre si godeva i raggi che gli scaldavano il viso e gli facevano vedere un rosso tramonto da dietro le palpebre, si mise la mano in tasca e trovò con le dita quell'involucro giallo. Lo aprì senza guardarlo e si rimise seduto sulla panchina. «Ma in fondo che cazzo me ne frega?» pensò. «Non mi sono mai drogato per paura di perdere tutto, di perdere la lucidità, gli amici, il rispetto del prossimo, addirittura per la paura di perdere la salute. Ormai non ho più nessuna di queste cose. In fondo, perché no?» Lorenzo si guardò intorno e si lanciò in bocca la capsula, mandandola giù a secco. Era fatta. Subito si sentì un fico, come al primo tiro di canna quando aveva 15 anni. Ma poi un senso di panico lo attanagliò. «Che cazzo ho fatto?» pensò. E iniziò a infilarsi le dita in gola per vomitare. Una di quelle cose che non aveva mai imparato a fare. Si faceva venire dei conati, ma non rimetteva mai. Ci ha provato altre innumerevoli volte nell'arco della sua vita. Magari durante qualche sbronza pesante. Ma niente. Anche quella volta nulla da fare. Si stava solo molestando l'ugola senza ottenere nessun risultato. «Cazzo, cazzo, 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 cazzo di Dio, cazzo!» Corse alla fontana e iniziò a bere copiosamente. Poi si rialzò e si arrese. Si sentiva confuso e stordito. «Mi sta già facendo effetto? Ma cos'era? No, 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 no. Sono solo in panico, ok? Calmati, Lori, calmati, respira.» Dopo un po' si calmò abbastanza da iniziare a camminare per il perimetro del parco. «Ok, pensa ad altro, va bene, va tutto bene, tranquillo. Tranquillo, la gente si droga di continuo e non muore, cioè sì, muore, ma dopo tanto tanto tempo, quindi tranquillo, dai, una volta, che vuoi che cazzo sia, dai. Sì, ma che cos'era? E se sono allergico, cazzo? Cazzo, 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 cazzo!» Passarono 2 ore e ancora nulla successe. Lorenzo addirittura si dimenticò di aver ingerito quella stupida capsula. Probabilmente se era lì per terra era un pacco. L'avranno buttato perché non valeva nulla come droga. Magari era una caramella. Era anche dolce un po'. Sì, dai, si ripeteva. Si sentiva la pancia gonfia e gorgogliante, come se fosse pieno d'aria. «Ecco, questa è la focaccia che ho raccolto da terra. Chissà quali schifezze ho scarpettato lì.» La pancia continuava a ribollire. Intanto al parco scendeva la sera
e il sole rosso all'orizzonte iniziava a sparire dietro i palazzi. Oddio, che gonfiore! Ah, mi sa che devo fare uno scorreggione. C'era ancora qualche mamma con i propri figli nei paraggi. Così il nostro barbone si andò ad imboscare dietro dei cassonetti fuori dal perimetro del parco, con aria di chi passa di lì per caso. Si chinò e iniziò a rilasciare il gas che ormai era veramente sotto pressione. Si sentì... E tutta la tensione e la preoccupazione della giornata uscirono. Wow, che bello! Pensò. Ma qualcosa accadde. Il gas della scorreggia era particolarmente denso, quasi fluido, e Lorenzo, voltando la testa alle proprie spalle, sempre rimanendo rannicchiato con una mano sulla pancia, vide che la scorreggia aveva un colore. Era densa come un fumo e iniziava ad accumularsi al suolo accatastandosi. «Ma che cazzo!» disse ad alta voce. Non riusciva a smettere di rilasciare quel gas, che continuava ad accumularsi in una montagna fumosa che iniziava a muoversi ondulando fino al rassodarsi nella forma di un essere. Un essere. Un essere nero e rannicchiato. Più si solidificava e più le sue forme diventavano nitide, la testa tonda e le costole accentuate. Delle cosce magre e muscolose, come quelle di un ciclista. Le creste spinali era nera traslucida e venosa. La creatura si allungò maestosamente come un gatto che si stiracchia e poi si eresse sulle gambe. Si scrocchiò il collo e fece un singolo applauso, dopo il quale una veste fumosa, lunga e nera, ricadde dalle sue spalle fino a coprirgli tutto il corpo, eccetto appunto le mani e l'orribile testa. Lorenzo, che ancora era rannicchiato, era bianco pallido e non riusciva a distogliere lo sguardo. Chi sei? Chiese emettendo ancora un fievole flusso di fumo dal culo. Chi sei? Fece l'essere facendo l'eco alla voce di Lorenzo. Sono Lorenzo? Disse il clochard senza aver ben inteso che non era una domanda. No, tu sei il mio schiavetto merdoso. Tu sei il mio servo. E non ti chiami di sicuro con quel nome. Cosa dici? Ma come si permette io? Lorenzo non credeva di stare parlando con quell'essere per davvero, anche se c'era un certo senso di normalità in tutto ciò. Tu ti chiami Ragnaccio. Come altro puoi chiamarti? Guardati, tutto rannicchiato come sei. Sì. Tu sei Ragnaccio, il mio fedele servo. E ora, Ragnaccio, tu mi porterai in giro. Fammi conoscere questi umani che ci circondano. Fammi divertire, su, su, su. Così, Lorenzo, si provò ad alzare per correre via. Ma era bloccato. Sentiva le sue ossa anchilosate. E le sentiva rimpicciolirsi. Si sentiva piccolino, come quando era un bimbo. Abbassò lo sguardo e vide i suoi capelli lunghi cadere al suolo a ciocche. Si guardava le mani, che erano diventate grigie e venose. Le sue unghie enormi rispetto alle falangi che le ospitavano. Sentì i vestiti cadergli di dosso. Diventavano sempre più larghi e la lingua nella sua bocca diventava enorme. La sua voce era diversa, acuta, e la sua mente cominciava a diventare più rilassata. Sì, era tutto normale, ok.
Tutto decisamente normale, nella sua nuova percezione. Ora tu mi chiamerai maestro o padrone, ragnaccio. Siamo intesi? Oh! Sì, padrone! La porto a fare la conoscenza di questo mondo, padrone! Maestro? Sì! Grazie, maestro! Padrone! Ragnaccio, ho fame. Fammi strada. Portami dove posso saziarmi. Oh, sì, maestro, padrone, signore! Mi segua! Conosco un posticino! I due si incamminarono. Ragnaccio si girava di continuo mentre avanzava zompettando tutto ricurvo per controllare che il maestro lo stesse seguendo. E il maestro, puntualmente, era dietro di lui, camminando con le braccia conserte dietro la schiena. Un passo così aggraziato che sembrava fluttuare. Si dirigevano verso il supermercato che doveva essere ancora aperto. Ragnaccio vedeva perifericamente le persone che lo guardavano fisso, ma lui le ignorava. Aveva occhi solo per il maestro padrone. Così bello, bellissimo. I due arrivarono davanti al supermercato ancora fitto di gente, frettolosa di accaparrarsi i viveri per la cena prima della chiusura. Ragnaccio, ragnaccio, questo è il posto in cui ti nutri, mi pare di capire. Sì, questo è il buon cibo. Quando trovo le persone buone che mi danno un soldino a ragnaccio, vado dentro, maestro padrone, signore, e do il soldino di ragnaccio, signore, alla ragazza che mi dà il pane. Ma ragnaccio mio, oggi sei con me. Oggi non c'è nessun soldino. Vai dentro e prendi quello che vuoi. Non servono i soldi, mi hai capito? Per me, prendi solo della carne, mio schifoso compagno. Carne rossa. Sanguinante, intesi? Oh, sì, sì, maestro padrone, vado subito. Sì, oggi si mangia! Ragnaccio si avviò verso l'entrata con uno sguardo assorto, che guardava un punto non ben identificato dello spazio tra le molecole. Entrò correndo, diretto subito al banco del pane. La gente lo guardava schifata e lo scansava, ma a lui non importava nulla. Finalmente poteva avere il suo momento. Ora non era più solo, c'era il maestro che pensava a lui. Allungò la mano e afferrò una pagnottona di grano duro. La guardò come si guarda la persona amata e disse: e gli diede una piccola leccatina, non riuscendo a resistere alla tentazione. Poi esclamò ad alta voce: No! Prima la carne per il padrone! E si avviò trottando di lato verso il banco macelleria, sfondando senza però toccarla la barriera di persone che, incredule, si era formata intorno a lui. Stava davanti al vetro del banco refrigerato, scegliendo un pezzo di carne da portare al signore padrone, quando si sentì afferrare da artigli di aquila alle braccia. «Vieni via! Fuori!» Si sentì sibilare una terrificante voce alle sue spalle. «Il signore! La carne! La carne!» E con un potente colpo di reni si liberò dagli artigli che lo trattenevano e balzò sul banco refrigerato afferrando un enorme fegato di vacca con i denti, per poi, con un'agilità mai posseduta in passato, dribblare tutti quegli esseri squamati che provavano ad afferrarlo. «Acciuffatelo!» sentì gridare alle sue spalle, mentre correva verso l'enorme portale automatico dopo le casse. Nel frattempo urlava: fu fuori in meno di 10 secondi, sentendo comunque la presenza degli esseri alle sue spalle. Corse in direzione del maestro, urlando: «Aiuto, maestro! Padrone!» L'oscuro essere disse semplicemente, con voce calma e pacata: «Corri, ragnaccio!
Corri e non fare cadere la carne. Ti troverò io! Oh, sì! Rispose Ragnaccio superandolo e passando oltre. Corse, corse e corse per chilometri, finché non sentì più la pressione dell'inseguimento e seppe di essere riuscito a scappare. Si accorse di aver perso anche le mutande, che fino al suo arrivo al supermercato continuava a tenere su con una mano perché troppo grandi. Doveva averle perse durante l'inseguimento. Beh, pazienza, pensò. In una nuvola nera si materializzò il signore delle tenebre, che rideva compiaciuto. Ragnaccio, sei stato davvero bravissimo. Ragnaccio, compiaciuto, si lasciò cadere sulla mano aperta il fegato di vacca che teneva in bocca e lo allungò al padrone. Tenga, maestro padrone! Oh, no, 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 no. Lo sei meritato, ragnaccio mio. È tutto tuo. Voglio che te lo mangi tu. Hai ancora quel bellissimo pane. E, del resto, non ho più appetito. Oh, grazie! Grazie! Urlò il barbone, iniziando poi a mangiare un morso del fegato e poi uno di pane. Mentre lo faceva, aveva le lacrime agli occhi. Questo signore era davvero buono, buonissimo con lui. Quando il pasto fu finito, il signore oscuro disse: «Bene, ora fammi vedere, mio amato ragnaccio, cosa venerano le persone qui, in cosa credono, che cosa pregano». Ragnaccio rimase un po' interdetto e iniziò a pensare mentre si puliva le labbra con la lingua dal sangue scuro. Non lo so. Le immagini! Le immagini, dici? Sì, le immagini! Alla gente piacciono le immagini! Versano un soldino e le guardano seduti con devozione! Fammi vedere, piccolo schifoso essere. Fammi vedere questo posto. Sì, andiamo, sì! Ragnaccio si avviò facendo strada al signore nero. Camminarono per qualche chilometro mentre la notte scendeva e le luci colorate di mille colori danzavano dalle finestre e dalle vetrate. Notò che la gente sembrava guardarlo meno di prima. Chissà. Arrivarono davanti a un posto con un'enorme insegna di fuoco ardente che palesava la scritta «Cinema». «Le immagini, maestro! Sì!» Capisco. Qui non puoi andare al posto mio, ma devi farmi entrare. Sappi che non darò nessun soldino a nessun putrido umano che me lo chiederà. Non possono vedermi, ragnaccio. Trova il modo di farmi entrare, forza!» Oh, sì, entrare, oh! Dalla porta, Dalla porta noi entriamo! Perspicace, piccolo aracnide raggrinzito! Ragnaccio mostrò tutti i denti in un sorriso e si asciugò le lacrime di gioia. Dopodiché si avviò verso l'ingresso, superò l'atrio ghermito di gente che lo fissava, senza fare caso al maestro che lo seguiva aggraziato come una gru. Si avvicinò allo sportello della biglietteria, protetto da un vetro, e disse: «Chi sei? Dobbiamo vedere le immagini!» Uno smoking senza testa fece capolino da dietro al banco della biglietteria, protetto dal vetro. Pian pianino, una testa raggrinzita e calva iniziò a spuntare timidamente dal colletto, fino ad allungarsi e a mostrare un lungo collo grinzoso. L'uomo testuggine in frac iniziò a parlare molto lentamente. «Sì, chi vuole vedere le immagini?» «Sono
Sono io, Ragnaccio. Le immagini, eh? Possiamo? Non posso. Vedi? E mostrò un fogliettino scritto a penna con una calligrafia molto infantile che diceva: vietato l'ingresso a Ragnaccio. Oh, no, 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 io sono con il maestro padrone, signore! Lui vuole le immagini! Perché lo hai detto subito? Andate? Sì, le immagini nella sala rossa. Sì, prendete i popcorn. Omaggio per il signore. Oh, sì! Signore, andiamo a vedere le immagini! A vedere le immagini! Prendo i cotporn e andiamo alla sala rossa, sì! Certo! Ho sentito, mio abominevole scherzo della natura. Vai, prendi il cibo. Ci vediamo nella sala rossa. Sì, la sala rossa! Poco più tardi, Ragnaccio entrò nella sala rossa con un gigantesco contenitore per i popcorn. Il film era già cominciato e tutta la sala era assorta a vedere le immagini e non badava a lui, che comunque si muoveva furtivo, cercando il maestro fra le tenebre. Ad un certo punto si sentì chiamare dall'ultima fila. Ragnaccio! Sono qui! Vieni a fare compagnia al padrone! Arrivo! Sì! Urlò e si avviò a salire i gradini della fila centrale, seguito dallo sguardo degli spettatori ai quali ormai non faceva caso. Aveva quasi raggiunto il maestro quando alle proprie spalle sentì: Che cosa c'è? Che cosa c'è? Ribadì ad alta voce. Ora sentì lo stesso suono, però provenire da tutte le direzioni. Gridò Ragnaccio. Maestro, ho paura! Vide sguisciare, scavalcando le poltrone del cinema, diretti nella sua direzione, centinaia di serpenti che ritmicamente ripetevano: Ragnaccio! Ti conviene scappare! Io resto qui a vedere le immagini! Vai ora! Mettiti in salvo! Ti troverò io! Fuggi, sciocco! Gridò l'ex senza tetto, fuggendo tra i serpenti, e corse dritto verso l'uscita. Poi verso la strada, poi verso l'ignoto. Correva da non seppe dire quanto tempo, fuggendo dalle luci colorate che lo inseguivano, fuggendo dai mostri mai visti e dagli echi di quei maledetti serpenti. Si fermò, senza fiato, sul passo pedonale di un cavalcavia. Era senza fiato ormai. Si sedette a terra appoggiando le sue chiappette secche sull'asfalto glassato di bottiglie in frantumi e cicche di sigarette. Iniziò a piangere disperato. Dove sei? Dopo qualche attimo di silenzio, una voce unita al rumore del fitto traffico di auto che gli scorreva a fianco sulla strada principale che percorreva il cavalcavia, disse: Sono qui, vile vermetto. Hai avuto tanta paura? Ragnaccio fece cenno di sì con la testa. Oh, Ragnaccio, le persone sono così cattive con te, solo perché sei ripugnante. Ma almeno
Ora ti vedono, no? Non è forse una bella sensazione essere visti? Io cammino tra di loro e non vengo visto né percepito. Oh, oh no. È solo grazie a te che questa sera ho vissuto. Mi hai nutrito. Ma... disse Ragnaccio. Non interrompermi, merdina. Stavo dicendo, mi hai nutrito. Mi hai fatto divertire, facendomi vedere le immagini che tanto intrattengono queste misere entità. Ti sei messo in gioco per me. Ti sei compromesso. C'è solo un'altra cosa che voglio provare questa sera prima di tornare nel mio mondo. Io voglio sapere cosa si prova ad essere amati. Oh, 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 ma io la amo, maestro! Io, Ragnaccio, io la amo! La frase venne enfatizzata dal rumore del clacson di un uomo in una Bentley che inveiva contro una donna in una Panda che aveva inchiodato sul cavalcavia. Oh, 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 no, 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 no. No, Ragnaccio dei miei stivali, quello che chiedo io è una vera prova d'amore. Fai quello che ti chiedo e saprò davvero quanto mi ami e mi rispetti. Se lo farai, potrò dormire sereno nei giorni a venire, sapendo di aver provato tutto quello che potevo provare. Oh, io, maestro signore! Buttati! Lo interruppe bruscamente il maestro tenebroso. Buttati di sotto. Sì, dimostrami che per sempre mi ricorderai. Oh, ma io, maestro padrone, signore, io... Oh. Fallo! Ho detto amami! E così fu. Ragnaccio si rannicchiò come una rana pronta al balzo sul guardrail di quella trafficata strada provinciale. Si guardò dietro le spalle e disse... L'amo, maestro! Poi saltò nel vuoto. Il suo ultimo ricordo di quella notte fu una risata dolce e calda che si confondeva con il rumore del traffico e le luci che diventavano sempre più vaghe e blu. Le luci, maestro, le luci. Maestro, le luci, maestro. E le luci, maestro. Non fa altro che ripetere questa frase, disse l'infermiere all'operatore sanitario che lo accompagnava. Povero Cristo, ribatté l'operatore sanitario scuotendo la testa. Ormai sono passati 5 giorni, sai? Si è rotto entrambe le gambe nella caduta. Pensa che era nudo come un verme quando l'hanno trovato. Credi che si riprenderà? Oh, beh, sinceramente ne dubito. Oltre alle numerose fratture, sembra aver subito anche delle violentissime lesioni cerebrali. Se sarà fortunato, smetterà di ripetere questa frase, o forse, chissà, in un paio di anni potrebbe riprendere a mangiare da solo. Era un barbone, sai? Un senza tetto. Mi hanno detto che si chiama Lorenzo. Era sempre ad elemosinare qualche soldo davanti al supermercato in via Marconi. Un bravo ragazzo, dicono. Aiutava sempre le signore a caricare la spesa in macchina se era troppo pesante. E poi ha conosciuto la solita merda. Ah, ho capito. Era un tossico? L'infermiere scosse il capo. No, non credo. Gli è solo andata male. Dicono che l'abbiano visto rubare della carne al supermercato. L'ha portata via come un animale, sembrava una specie di Gollum, da quello che mi hanno raccontato. Era completamente fritto. Più tardi lo hanno visto al cinema. L'anziano signore che lavora alla biglietteria ha detto di avere provato a fermarlo, almeno a parole. Ma ha avuto troppa paura, sai. Immagina, ti entra un tizio strafatto con il pisello al vento e la faccia sporca di sangue, che strappa dei popcorn dalle braccia di una mamma con un bambino e corre ad una sala per vedersi un film, bello come il sole. La gente in sala lo ha provato ad acciuffare, ma niente. È scappato. Poi, sai, nessuno lo voleva veramente toccare. Mi hanno detto che era sporco di ogni cosa possibile e immaginabile. Ricordo ancora la puzza il giorno che lo hanno ricoverato. Beh, questo è il paziente a cui farai le spugnature durante il tuo primo giorno di lavoro. Mi dispiace.
Il carrello è in corridoio. Ci vediamo dopo. Ok. Rispose l'operatore salutando con il capo il collega. Le luci, maestro, le luci. Le luci, maestro, le luci. Poveretto. Non se lo meritava per niente.